siamo ancora qui al turno, il turno ormai delle votazioni è finito, abbiamo il presidente di Rasa Busi che ha raccolto un'ottima veramente raccolta di voti. Presidente, come è andata la raccolta di voti? Benissimo, poteva andare meglio. Quanti voti avete raccolto, che percentuale? 100%. Tu hai 100%? Sì. 100% di quello che hanno votato, cioè hanno votato i tre. Tre. Tutti e tre hanno votato, solo il 100% di tre che hanno votato. Detto, dite. Quindi adesso possiamo puntare veramente al 200%. Votano il doppio, 2%. 3, 6. Votano tutti e c'è il 200% che erano tre prima. Questa è matematica, non è un'opinione. Quindi Rasa Busi ha fatto un salto enorme. Mi dica il punto che più vorrà sviluppare, il famoso punto G, F, M e C. Qual è che puntate? Su C. Che ricorda il C, ricorda la? Chiusura. La chiusura, ma se dovevamo ancora cominciare vuole già chiudere? Sì, ormai ho preso il seggio, basta. Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato. Ah, avete preso la poltroncina? Sì, abbiamo copiato da diversi altri partiti, vedo che funziona bene. Ah, allora, questa è una bella tattica. Di solito in Italia funziona così, no? Ah, quindi per 5 anni voi rimanete lì con tre che vi hanno votato, il 100% di tre che ne ha votato, e rimanete nella vostra carichetta tranquilla. Esatto. Ah, complimenti. Quindi lei rappresenta un partito moderno. Moderno, però con idee un po' vecchiotte, dal 48 in su, diciamo. Ma sempre buone, valide, sì. Bene, siamo proprio contenti di questo. E dov'è che avete preso più voti qui nella vostra città? Noi? Sì, dove avete preso più voti? Venezia. Ah, nell'isola avete preso più voti. Sì, in città invece? In città zero. Zero. Ah, ho capito, quindi non è che siete ancora radicati nella città di Mestre, no, Rasa Busi. No, come siete, Sant'Erasmo, se volete venire a trovarci, siamo lì. Ah, Sant'Erasmo, praticissimo ad arrivare. Facile, soprattutto dalle 22 alle 6. Il tram, il vaporetto, la canoa, il kayak, tre giorni di sopravvivenza in isola e poi si arriva alla sede di Rasa Busi. Bravo. Isolana. Bravo. Siamo proprio contenti. Infatti siamo famosi per gli asparagi. Ah, ecco, voi non avete la televisione accesa, ma... ma lì, spara di un carciofi, non hai capito? No, guardi, Sant'Erasmo è le castraure di Sant'Erasmo. È una di carciofi? Sì. E ora perché avete trovato che avete gli asparagi? Perché probabilmente i Rasa Busi stanno rivoluzionando anche l'isola. Può essere. Ecco, quindi noi siamo molto... Però segrete gli asparagi. Sì. Non sei capito a scalci. Ah, ho capito. È un consiglio che date ai vostri elettori. Quindi c'è anche il punto A, asparago. Alimorté. Parlate anche francese, quindi siete internazionali. Bene, dalla sede Volturno e tutto, i Rasa Busi vanno in diretta anche in Argentina, anche in Cina e soprattutto ultimamente anche in Mongolia. Vi salutiamo caramente, presidente, saluti pure. Sì, saluto anche tutti i mongoli di Mongolia. E ci vediamo alla prossima puntata. Ok, salutiamo tutti quanti e mi raccomando, se vuoi un'Italia senza abusi, vota solo e sempre Rasa Busi!